Esperienza nuova. Sì, va bene. Allora, buon anno a tutti, innanzitutto, grazie di essere intervenuti. Allora, oggi facciamo una cosa un po' diversa dal solito. Vale a dire, se noi facessimo quello che facciamo di solito, oggi non andremo più a casa. Perché di solito noi facciamo l'introduzione storica. L'introduzione storica. E poi parliamo del personaggio, come abbiamo fatto con tutti gli altri personaggi. In realtà oggi, se noi facessimo un'introduzione storica, non finiremmo più, perché il nostro Alessandro Manzoni nasce nel 1785, quindi ancora nell'epoca che abbiamo visto con Verri, Beccaria, periodo di Giuseppe II, quindi ancora la Milano asburgica, e ci muore, tra l'altro per una banalità, cadendo sui gradini di San Fedele, picchiando la testa e morendo qualche tempo dopo, a 88 anni, nel 1873. Quindi quando l'Italia è, quando Milano è italiana, e quindi noi in mezzo, se ci pensate, la vita di Manzoni è affascinante da questo punto di vista, anche da questo punto di vista, perché noi partiamo praticamente dalla Milano asburgica di Maria Teresa Giuseppe II. Poi viviamo il periodo di Napoleone, quindi il primo periodo che abbiamo visto parlando del Carlo Porta, cioè quello del Napoleone comandante dell'esercito francese, Napoleone imperatore. Poi viviamo il ritorno degli austriaci, e anche questo l'abbiamo visto l'altra volta con il Porta, dopodiché però abbiamo ancora tutto il periodo risorgimentale, con la grande vittoria delle cinque giornate di Milano, ma anche con la sconfitta della prima guerra di indipendenza, con la seconda guerra di indipendenza e con le Milano italiane. Quindi abbiamo un arco di tempo, se ci pensate, Manzoni ha abbracciato un arco di tempo che è veramente spettacolare. Passiamo dalla Milano asburgica alla Milano italiana. Quindi se noi facessimo tutta la parte di Milano relativa alla vita di Manzoni, veramente ci vorrebbe tutto il pomeriggio. Per cui oggi io pensavo di concentrarmi su due cose. Innanzitutto qualche breve cenno sulla vita del Manzoni, che magari già sapete, non importa, però qualche cosa un po' particolare, e poi concentrarci, visto che l'avevo promesso, soprattutto sulla Milano dei Promessi Sposi. Cioè noi ovviamente non leggeremo gli Inni Sacri, l'Adelchio, il Conte di Carmagnola, ma andremo a concentrarci, almeno uno penso di sì, poi vediamo se riusciamo, facciamo anche il secondo, i due itinerari, perché se andate a vedere le stampe della copertina dei Promessi Sposi dell'edizione del 1827, cioè quella della famosa sciacquatura in Arno, dei panni in Arno, cioè quella ancora scritta in maniera non ancora soddisfacente per Manzoni, c'è scritto storia milanese del XVII secolo. Quindi Milano appare in maniera decisiva, come dicevo appena, due volte. Quindi noi leggeremo oggi, prendiamo un lusso, mi ha detto l'altra volta mi ha letto le poesie del Porta, questa volta leggeremo alcuni brani del Promessi Sposi, soltanto ovviamente però riferiti a Milano, e quindi soltanto alcuni capitoli, alcuni pezzi di capitolo. Premessa allora, d'accordo? La vita del Manzoni è una vita molto particolare. In quanto, pensate un attimo, questo signore nasce, questo ragazzo nasce, innanzitutto con un padre illegittimo. Il nome Alessandro Manzoni in realtà poteva benissimo essere Alessandro Verri. Perché? Perché lui nasce, ormai sono tutti d'accordo su questo, da il fratello di Pietro Verri, che abbiamo incontrato a ottobre quando abbiamo parlato degli illuministi milanesi. Vale a dire, il fratello era il più giovane, il più bello, il più carino, e si lega con la Giulia Beccaria, che è la mamma del Manzoni. La mamma del Manzoni si è sposata con il Manzoni, che è Don Manzoni, Don Pietro Manzoni, il quale proviene da un'antica famiglia che all'inizio era originaria di Barzio, in Valsassina, poi si era spostata a Lecco, e poi verso il 600 era arrivata a Milano. Era però una aristocrazia minore, tant'è vero che i Manzoni avevano preso un titolo nobiliare nell'epoca spagnola che non era poi stato riconosciuto successivamente, e quindi era una famiglia di
piccolo cabotaggio benestante, ma di piccolo cabotaggio. Di fatto non è, come abbiamo già detto, vi ricordate, non è un matrimonio d'amore, e allora i matrimoni d'amore non c'erano, era un matrimonio tra due grandi famiglie, due importanti famiglie, e abbiamo detto anche l'altra volta, ricordate, parlando del grande Stendhal, che era normale in quel periodo che uno l'amore andasse a trovarlo dove poteva, anche al di là del vincolo coniugale, che non era un vincolo indissolubile, vale a dire c'era questa tolleranza, visto che si sapeva tutti quanti che non era un matrimonio d'amore. E quindi rientra, non è una cosa così scandalosa, rientra tutto sommato, diciamo dando un po' di gomito, rientra nella logica più o meno del tempo. Quando noi ci vantiamo di essere così tanto liberi. Manzoni, Pietro Manzoni, quindi quando Giulia Beccaria resta incinta decide comunque di dare il proprio nome al figlio. Non solo, pensate un attimino a cosa vi ho detto. Allora abbiamo Manzoni, Alessandro nasce, suo nonno, quindi suo papà è un Verdi, sostanzialmente Giovanni Verdi. Suo nonno è niente po' di meno che Cesare Beccaria, il quale è il papà di Giulia. Quindi pensate, quando abbiamo detto sono sempre queste famiglie che poi si imparentano tra di loro, perché è la crema dell'aristocrazia milanese, alla quale i Manzoni non partecipavano, che tra di loro si gioca i destini di Milano, perché poi sono quelli che governano il senato milanese, sono quelli che dirigono la politica di tutta Milano, ed è tutto un parentale. L'Alessandro, povera stella, ha un'infanzia molto difficile. Perché? Perché il matrimonio non funziona, tant'è vero che i genitori si separeranno ufficialmente quando lui ha 7 anni. Poi la mamma è assolutamente assente, perché la mamma, Giulia Beccaria, persona di cui parleremo a marzo quando facciamo i ritratti delle donne milanesi, persona molto libera, molto moderna, non sopporta per niente la famiglia dove è capitata, perché Pietro Manzoni vive, prima di sposarsi, ovviamente celibe, ed ha sposato con 7 sorelle nubili, nonché un fratello canonico. Voi immaginatevi la Giulia Beccaria, figlia di tali spater, figlia di una tale progenie, andare a vivere un posto simile, a dir poco soffocante. Quindi lei praticamente in casa non c'è mai. Cioè il povero Alessandro manca moltissimo la figura materna, perché Giulia in quella casa non ci può stare. E quindi Giulia prima si lega, abbiamo detto, a Giovanni Verri, poi si legherà, come sapete tutti, agli Imbonati. E quindi in realtà col Manzoni sono rapporti molto molto difficili. Tant'è vero che lui, appena potuto, viene mandato a Balia, come si usava allora normalmente, cioè viene mandato per l'allattamento in una cascina, come ripeto si usava non soltanto lui ma tutti quanti, però non appena è possibile loro lo svolognano dove? A Merate, dove c'è una scuola dei padri somaschi, dove poverino lui racconterà più tardi che dovette subire le angherie degli studenti. Voi figuratevi questi qua, Lecco, 4 contadinotti, comunque no, contadinotti no, però arrivarsi il milanese, figurati, li avranno fatti di tutti i colori, quello che adesso si chiama bullismo, li avranno fatti, non solo, ma anche gli stessi insegnanti, con cui io non si trova per niente. Per cui, come vedete, l'infanzia, noi immaginiamo sempre questi grandi uomini con delle grandi vite. La cosa bella del Manzoni è che tutto il contrario, lui ha una vita assolutamente molto difficile e assolutamente al di fuori del palcoscenico, lo vedremo anche successivamente. Bevo il caffè prima che diventi freddo. Boh. Allora, la sua vita cambia completamente nel 1805, quando lui ha 20 anni e sta già prendendo una brutta piega. Vuol dire, questo durante, prima che lui arrivi a 20 anni, c'è il famoso aneddoto di lui che sta giocando a gioco d'azzardo in una dei ridotti della Scala, perché allora la Scala si usava anche per quello. La Scala allora era un luogo incredibile, c'erano, ogni famiglia si era comprato il palco,
Per cui dentro quel palco le famiglie ricevevano, cucinavano. C'era la signora che riceveva, c'era la fila di 6-7 sedie. L'ultimo che entrava, il primo che era vicino alla signora usciva, intanto facevano l'opera. L'opera era un surplus, gliene fregava poco all'opera. E quindi quando arrivava uno per ricevere la signora, scalava il primo, salutava, se ne andava, e scalavano tutti, si intrattenevano, mangiavano risotto, bevevano, qualche volta anche si incontravano per le liaison dangereuse, vai a dire, quando tu trovavi chiusa la porta vuol dire che la signora o il signore stava ricevendo qualcuno particolarmente gradito. Era un luogo molto diverso da quel luogo sacro dove adesso entriamo e restiamo tutti intimiditi. Era molto diverso, e c'erano delle parti della scala che venivano anche utilizzate proprio per il gioco d'azzardo. E storia dice che a un certo punto il nostro Manzoni giovane, che chiaramente con un'infanzia simile è un po' ribelle, rifiuta la famiglia, probabilmente adesso non possiamo fare la psicoanalisi del Manzoni, però rifiuta in qualche modo la famiglia dove sta vivendo e sta giocando d'azzardo, al che passa di lì la grande figura dell'epoca, tra l'altro a cui lo stesso Manzoni si rifaceva, cioè Monti, e Monti lo rimprovera duramente dicendo: ma cosa fa qua signor Manzoni, ma non si vergogna? E si dice che da quel momento in poi Manzoni non si fece mai più vedere nei ridotti della Scala. Quindi sta prendendo una vita un po' particolare il Manzoni, quando viene chiamato a Parigi dalla mamma. Dopo 20 anni in cui con la mamma ha avuto rapporti molto superficiali, praticamente viene chiamato perché la mamma lo vuole a Parigi, con il Carlo Imponenti. Al che lui, ventenne, parte per andare a Parigi. Tra l'altro, destino vuole che durante il viaggio muoia Limbonati, per cui lui con Limbonati non conoscerà mai Limbonati, e arriverà a Parigi. E qui comincia a cambiare la sua vita. Innanzitutto, cosa fondamentale per tutti, conosce sua madre. Vale dire, per la prima volta ha un rapporto forte con sua mamma e diventano così simbiotici Giulia Beccaria con suo figlio Alessandro, che da quel momento in poi per 41 anni non si lasceranno più. Mamma Manzoni, mamma Giulia, sarà fondamentale d'ora in poi nella vita di Alessandro. Un rapporto bellissimo, veramente bello, come se volessero recuperare quei 20 anni che hanno perso prima, soprattutto Alessandro. E gli conosce la crème dell'aristocrazia parigina, perché Giulia è una persona di grandissima intelligenza e frequentava tutti i salotti, alcuni dei salotti dei, non i più alti, però diciamo i medi salotti della borghesia parigina, e quindi conosce, si illumina delle idee di Voltaire e di tante altre persone, vale dire comincia a farsi una sua coscienza. Lui ha già scritto qualcosa, in realtà nel 1802 ha già scritto qualcosa che è qualcosa delle osservazioni, diciamo, sulla libertà, che sono osservazioni molto estremistiche praticamente, contro o ironiche nei confronti della religione, ma detto tra noi è chiaro che se tu mi cresci in una famiglia con 7 sorelle nubili e un canonico, hai bisogno di buttare fuori, perché poi a quell'età tutti noi maschietti dobbiamo litigare con i genitori, è inevitabile che a 17, 18 anni, 20 anni si apre un confronto con i genitori, poi passa per fortuna, però in quel momento è inevitabile, e lui ha già scritto qualcosa. In realtà lui comincia in questo periodo a arricchirsi di esperienze e comincerà da una posizione sostanzialmente classicista. I suoi idoli sono due, di cui uno abbiamo parlato, uno Vincenzo Monti, che in realtà è un po' l'idolo di tutti, diciamo l'emblema del classicismo, e l'altro è un grande milanese di cui abbiamo parlato, cioè il Parini, che per la sua moralità, per il suo esempio civico, affascina il Manzoni. Il quale in quegli stesso arco di tempo, 1805-1810, il periodo molto importante, andrà anche a sposarsi. E anche la questione del matrimonio, poi io vi do degli spunti, perché purtroppo, ripeto, dovendo leggere, oggi veramente si saprà fare soltanto la vita del Manzoni, perché è affascinante, vi do degli spunti, poi andate a approfondirla come meglio credete. Anche questa è una questione particolare, vale a dire, lui, la mamma è Giulia che cerca di trovargli un buon partito. Il primo cui provava male, perché prendono una nobile donna che però è troppo alta rispetto ai Manzoni. La seconda invece è Enrichetta Blondelli, che è figlia di un banchiere ginevrino che bazzica tra Francia, Svizzera e Italia,
e col quale nasce, quasi come, come l'esatto opposto di quello che è successo alla mamma, un grandissimo amore. Enrichetta è calvinista, attenzione, perché guardate che è un colpo di scena dietro l'altro. In realtà, se poi pensassimo anche le nostre di vite, magari anche le nostre di vite, tutte, io penso che le vite di tutti meritino di essere raccontate, perché noi raccontiamo le vite dei grandi personaggi, ma in realtà anche noi nella nostra vita abbiamo vissuto probabilmente dei momenti fondamentali, degli incontri fondamentali. Praticamente lei è calvinista e lui non si sa bene cosa sia, e infatti il primo matrimonio viene fatto con la credo calvinista. Prima si sposano in comune qui a Milano e poi si sposano in con il rito calvinista, soltanto che dopo lui a Parigi avrà la famosa conversione. Enrichetta Blondelli è una tipa che piace moltissimo a Manzoni, è tranquilla, bella, gentile, timida come lui. Tenete conto che poi lo vedremo, Manzoni ha accumulato nell'infanzia tali nevrosi che verranno fuori più avanti, eh? Non era una persona tranquilla il Manzoni, era tranquillo quando stava da solo, ma altrimenti lo vedremo dopo, non lo era affatto. E nasce questo grandissimo amore, figure che fanno, io li ho contati, ho trovato due libri, uno diceva 7 e l'altro diceva 10 figli addirittura, io ne ho contati 7. Però di fatto la Enrichetta Blondelli morirà proprio per troppi parti, per troppi parti. Dicevo, è un grandissimo amore, tant'è vero che successivamente appunto questa questione della conversione, vale dire, qua io, secondo me è avvenuto un processo molto semplice, probabilmente maturando, in quegli anni lì sono anni di grandi cambiamenti, lui si è avvicinato alla fede cattolica, quello che è successo. Là invece diciamo il caso che vuole che si racconta che lui è a Parigi, stanno festeggiando il matrimonio tra Napoleone e Maria, e a un certo punto c'è un movimento, cioè insomma c'è un po' di trambusto e lui perde la moglie in mezzo a questa strada di Parigi e si spaventa tantissimo il Manzoni, tanto è vero che si trova dietro, davanti alla chiesa di San Rocco, ed entra dentro la chiesa di San Rocco e chiede a San Rocco la grazia di ritrovare sua moglie, perché si è talmente spaventato che dice: non la troverò mai più. Visto da un punto di vista razionale, oggi cioè, parlavo con la mia moglie, dice: ma boh, un po' strano, cioè dice: basta darsi appuntamento a casa, ci vediamo a casa fra mezz'ora. È chiaro che se ci perdiamo, ci vediamo lì. In realtà, però, non stiamo parlando di una persona del tutto tranquilla. Manzoni già allora soffriva di nevrosi, o lì si sono manifestate quelle nevrosi che lui probabilmente aveva già accumulato nell'infanzia. E si dice che lì avviene la conversione, perché lui poi va fuori e trova per l'appunto la moglie. Altri dicono appunto che è stato un processo più lungo, e comunque è la conversione. Conversione che poi si rifletterà anche sulla moglie. Tant'è vero che la moglie verrà, e anche qua non si sa, veramente non si sa come siano riusciti a fare, probabilmente sarà stato l'amore, non lo so, ma lei, figlia di famiglia calvinista, abiurerà la famiglia calvinista, la religione calvinista, per sposarsi con il rito cattolico, che è una cosa grossa. Tant'è vero che quando lei a Milano, la famiglia Blondel, quando lei tornerà sposata con rito cattolico, dirà: noi non ti parleremo mai più, non ti vogliamo più vedere. Cioè lei staccherà dalla famiglia, perché chiaramente per un calvinista era un affronto. E quindi anche qua come è riuscito a ottenerlo non si sa assolutamente, ci sono soltanto ipotesi. Probabilmente la forza dell'amore, probabilmente, non so, una conversione da parte sua. E quindi, come vedete, dal 5 al 10 sono altri anni, i primi sono anni difficilissimi. Questi sono anni di grandi cambiamenti, di grandi... E poi abbiamo finalmente il primo grande periodo creativo, il quindicennio creativo, che viene così viene chiamato, che va dagli anni 20, all'inizio anni 20, fino un po' di più di quindicennio, però... In realtà il Manzoni come promessi sposi è il 27, la prima edizione abbastanza compiuta, in realtà tireremo avanti fino al 42-46. E qua abbiamo la produzione di Manzoni, il quale comincia a scrivere. Comincia a scrivere, come sapete meglio di me, innanzitutto la conversione religiosa porterà agli inni sacri, 4 inni sacri che abbiamo studiato a scuola, magari dicendo Madonna, esatto, perché Manzoni molto di non dire amato perché... Effettivamente, dopo io non, sinceramente non me l'ho fatto il liceo, ma non me lo ricordo. Però me lo ricordo come qualcosa di pesante, gli inni sacri, magari non è così, per l'amore di Dio. Sottolineo, io insegno geografia e insegnavo storia di Milano.
con la letteratura, nel senso stretto della parola, mi piace, ma non l'ho mai insegnata, per cui non posso farvi una critica letteraria su questo, non mi va di farla perché non la so fare. E quindi gli Inissabili. Poi le due grandi tragedie, la Delchi e il Conte di Carmagnola. E quindi abbiamo poi, nello stesso periodo, siamo primi anni 20, 1820, le odi civili, tra cui il famoso 5 maggio. 5 maggio, che è il momento, come sapete, della morte di Napoleone, in cui lui ha il coraggio di parlare di Napoleone, però con grande arguzia, stravolgendo, raffigurandoci un Napoleone che in questo esilio ha capito l'importanza della tolleranza, del lasciare andare e della salvezza, e quindi non è più attaccato alle cose terrene, ma si legherà alle cose ultraterrene, che francamente è un po' difficile da pensare conoscendo vagamente Napoleone, ma è una bella interpretazione comunque di Napoleone. Queste opere lo fanno conoscere a Milano. Dunque a Milano, intanto, come sapete, lui è già andato a vivere dal 1813 e fino al 1873, per cui 60 anni lui li vivrà in via Morone, dove adesso c'è il museo. Prima lui nasce, e la prossima volta che ci passiamo diamoci una prece, come si diceva una volta, in via San Damiano. Via San Damiano al 20 lui nasce. Quindi, da milanese, profondo milanese qual era, poi con la Lia, l'altra volta la discutendo sul milanese, lui non parla, in realtà lui parlava dialetto milanese, lui con tutti parlava dialetto milanese. Quindi lui era un milanesone, lui nasce col Naviglio davanti, cioè San Damiano c'era Naviglio. E quindi lui è il milanese per eccellenza, lui è il milanese per eccellenza, anche se poi non userà il dialetto nella sua grande opera, e lui non ha mai scritto, ha scritto soltanto un sonetto in dialetto di non grande spessore, di non grande importanza. Lui ha scelto di scrivere in italiano. Dicevamo, lui nasce in San Damiano, lui già abita in questo periodo invece in via Morone, dove vivrà per tutta la vita, scelta quella casetta che noi vediamo perché dietro aveva un bellissimo giardino, lui voleva stare attaccato al giardino, e poi in realtà lui visse molto a Brusuglio, dove aveva la villa, tant'è vero che lui scriveva, si ritirava spesso a Brusuglio, e lui, visto che il Conte di Carmagnola e la Delchi non gli hanno dato il successo che sperava, comincia a pensare di voler fare qualcos'altro, e questo qualcos'altro è cominciare a studiare storia. Lui storia l'aveva già conosciuto, perché per fare la Delchi, Longobardi, vi ricordate, Conte di Carmagnola, aveva già affrontato il tema della realtà storica e comincia a studiare invece il periodo seicentesco e comincia a buttare giù la prima versione di Fermo e Lucia, che anche qua, anche questo io lo dico sempre ai miei a noi adesso a volte Monzoni, visto che ci obbligano a studiare a scuola, ci sembra un peso. Ma in realtà perché è stato così studiato, anche se adesso si potrebbe discutere a lungo sull'opportunità di continuare a farlo o meno? Perché per la prima volta una persona si mette lì e fa due cose, poi ve la faccio molto semplice, ripeto, perché non sono insegnante italiano. Primo, mette come protagonisti del primo romanzo italiano compiuto personaggi normali, che per noi adesso è normale, normale, allora non era. Cioè scegliere di fare un romanzo intero dedicandolo a persone del popolo era una cosa assolutamente innovativa, così come lui aveva già fatto delle opere innovative. Ad esempio, nelle tragedie si usava l'unità di tempo ancora di vecchia data, lui aveva stravolto completamente anche questo, quindi già in questo era stato innovatore, e in questo caso la prima cosa fa questo, quindi un Renzo e una Lucia, mettere nel soggetto gente del popolo, è chiaro che era molto importante. Se volete, è romantico, romanticista, infatti vive non in maniera sfegatata. Tanto volte abbiamo visto Carlo Porta, Carlo Porta prende, e io ripeto Carlo Porta perché sono affezionatissimo a Carlo Porta e devo fare una battaglia perché non venga dimenticato, perché il mio terrore è che venga dimenticato Carlo Porta e non lo sopporterei. Carlo Porta è uno che si butta nella polemica, vi ricordate l'altra volta, tra romantici, abbiamo letto un paio di sonetti in cui picchia durissimo contro i classicisti, eccetera. Lui sarà prima neoclassico e poi romantico, ma sempre con molta discrezione, perché faceva parte del carattere di Manzoni.
non andare a scrivere invettive come invece abbiamo visto quelle del Porta. Lui il romanzo è romantico per fare, ha una simpatia, un'empatia quasi con la gente del popolo. Poi la seconda cosa è il primo tentativo di scrivere in italiano, quello che noi chiamiamo italiano. Tant'è vero che lui prima fa le due versioni, Fermo Lucia dei primi anni 20, 23, 27 arrivano fuori Promessi Sposi e già hanno un certo successo, anzi hanno già successo, ma lui non è contento. Perché? Perché la sua lingua non è una lingua perfetta, lui fare un lingua, un romanzo, un libro che venga letto da tutti gli italiani e quindi sia un po' paradigmatico della lingua italiana. Per quello, come dicevamo con la Lia l'altra volta, va a fare l'inacequatura di Parni, dei Parni in Arno. Perché l'italiano allora era, ahimè, il toscano. Per cui lui va e vive a Firenze per un certo periodo di tempo proprio per limarlo, e al che nei primi anni 40 fa uscire la versione definitiva, che è un successo strepitoso. Perché? Perché almeno in quel periodo, poi vedremo che la critica non tutti sono d'accordo, è un successo strepitoso. E quindi seconda grande innovazione. Quindi innova il soggetto, ma innova anche la lingua. E quindi questa è una delle ragioni per cui poi viene messo come paradigma nelle scuole italiane, perché è il primo tentativo di fare un italiano corrente che poi sarà da modello per tutti gli altri. Benissimo, lui ha un grande successo, ma voi vedete man mano che andrà avanti nel tempo lui si isolerà sempre più. Assomiglia a questo, se vi ricordate, un po' al Cesare Beccaria, che ha detto Cesare Beccaria ha successo enorme dei Delitti e delle Pene, però una vita molto riservata. Manzoni molto molto simile. Manzoni ama ricevere le persone a casa sua. Tra l'altro è bello, io ci pensavo di queste serie di termini, non l'avevo afferrato, perché lo usa anche il Porta questa termine, la cameretta. Vale dire, la cameretta era il luogo dove lui si incontrava con gli amici a chiacchierare, Ernest Visconti e altri, e in realtà cameretta è contrapposta a salotto, cioè c'era il salotto della Maffei, quindi il termine importante salotto, noi milanesi useremmo anche il termine tinello, che non usa, un termine che non si usa più, però il salotto, e lui invece lo chiama più umilmente la cameretta, perché lui è una stanza dove lui molte volte, dicono attizzando il fuoco d'inverno, ama parlare. E lui ama moltissimo ricevere. Famosi fu l'incontro con Giuseppe Verdi, perché Manzoni, dopo aver fatto I Promessi Sposi, diventò assolutamente un'icona, un mito per tutti. Quando Giuseppe Verdi, infatti siamo già negli anni 60-70, voleva incontrare Manzoni, però non voleva dirglielo direttamente, al che usa la Stepponi, che parla con la seconda moglie del Manzoni, perché nel tanto Lichetta Blondel morirà negli anni 30, la Teresa Berra, e tra donne fanno sì alla fine che si incontrino. Ed è un incontro, mi ha detto, molto formale tra due grandi della storia italiana, avvenuto lì in via Morone. Quindi la prossima volta che noi passiamo in via Morone, immaginiamoci in Verdi, immaginiamoci Garibaldi che andò lì. Lui amava ricevere, perché lui, e questo è sempre un paradosso, lui in realtà era molto timido. Addirittura dicono che, molto probabilmente per queste nevrosi che aveva preso dall'infanzia, lui quando era in una situazione come questa, vabbè, io vi conosco, va bene, mettiamo in una situazione in cui lui doveva parlare davanti a delle persone che non conosceva, rischiava di balbettare. Il Manzoni. Cioè lui aveva quella che viene chiamata agorafobia, che non è quella dei ragni, uno pensa subito, non c'è niente, perché uno sente subito quella dei ragni che entra una notte. È proprio un po' di ansia, non che dopo, però addirittura sono testimoniati delle crisi di panico. Addirittura ho trovato degli svenimenti, cioè lui aveva qualche difficoltà nello stare in pubblico, non amava assolutamente stare, e per questo lui dopo questo grande successo dei Promessi Sposi, lui praticamente scrisse poco niente, scrisse dei trattati di storia, fece una comparazione tra la rivoluzione francese e la rivoluzione milanese del 1859, ma poca roba, cioè non scrisse più niente di grande, di veramente grande, e visse molto appartato nella sua casettina. È testimoniato che andò nel 1861 alla proclamazione del Regno d'Italia, dove lui venne subito nominato senatore, si presentò e poi tornò,
visse in maniera molto molto appartata fino alla morte, una morte sciagurata. Lui, a parte queste cose di nervi sostanzialmente, lui stava benissimo, soltanto che quel 6 gennaio del 1800, che aveva 88 anni, aiutatemi, sì, non mi ricordo, 73, bravissima, perché sono 60 anni di Amoroni. Lui va in chiesa, quando esce di chiesa scivola e batte la testa, un classico a San Fedele. Lui è stato battezzato, se volete una geografia, a San Babila, e praticamente non dico che muore, però ha questo evento decisivo a San Fedele, quindi siamo molto molto vicini. Del resto vi ricordate, in Porta nasce a Porta Nuova, vive quasi tutta la vita in via Monte Napoleone o in via degli Omenoni. Allora la geografia di Milano era molto ristretta, non come noi che magari uno va a vivere in via Sarca, poi si va che ne so, a Cernusco, poi va in un'altra parte. Cioè, noi adesso abbiamo degli spazi molto più ampi. Allora già cambiare quartiere o porta era una cosa traumatica per una famiglia milanese del tempo. E quindi lui sbatte la testa, probabilmente avrà avuto un'emorragia cerebrale o qualche cosa, però in realtà non muore subito, morirà nel maggio. E tra l'altro un'altra cosa che andate a vedere, che è veramente forte nella vita del Manzoni, sono questi drammi: la morte della prima moglie a cui lui era affezionatissimo, la morte della seconda moglie che era completamente diversa, così come la prima era dolce, gentile, la seconda è un sergente, è una che tiene in mano lui, il Manzoni, più che viceversa, regola molto la sua vita, addirittura alcuni amici del Manzoni si allontanano per la presenza di questa seconda moglie piuttosto invadente. Morirà anche lei, buona parte dei figli moriranno prima di lui. È una tragedia, come sapete meglio di me, vedere per una madre, cioè non è naturale vedere per una madre morire il proprio figlio, e lui invece visse questa esperienza più e più volte. Tra l'altro pare poco prima di morire mi morì un figlio, lui muore a maggio, ma ad aprile muore un altro figlio, per cui la sua vita, se andate a scandagliare nella vita privata di Manzoni, trovate un dolore immenso, molto semplice. E tra l'altro un successo strepitoso che, bene o male, da quanto racconta, non è che lui l'abbia esaltato più di tanto, cioè non è che lui si sentiva borrioso o in qualche modo così importante da essere Manzoni. Lui lo prese con molta serenità, con molta tranquillità, come forse sarebbe opportuno fare in tutti i casi. E quindi questo, brevemente, ho dato alcuni spunti, però questo in realtà è la vita di questo grande personaggio. Io adesso volevo concentrarmi, dicevo, la nostra grande fortuna è avere la possibilità il sabato pomeriggio, sto parlando ieri, proprio ieri sera, con mia moglie, dicevo, quando mai adesso uno ha tempo per leggere, sinceramente? Cioè io, un disastro, nel senso che tra la scuola, poi se uno scrive è ancora peggio, perché se uno scrive il tempo libero va a scrivere, a leggere non hai più tempo, arrivi a casa la sera stanco, il rischio è poi rimbambirsi davanti alla televisione, perché la televisione è tranquilla, tu sei un soggetto passivo, guardi qualsiasi cosa passa, qualche cosa di interessante tra Rai Storia, Rai 5, lo trovi e dici vabbè, guardiamo questo. Far leggere un libro è molto più faticoso, perché implica il nostro essere attivi nel farlo, e quindi molte volte non c'è l'energia fisica per farlo. Io oggi volevo regalarci questo, cioè fermarci un qualche ora lei, vabbè, un tre quarti d'ora almeno, per andare a vederci alcuni punti di questo, perché è un libro che, per quanto riguarda quella parte che io conosco, cioè la parte milanese, io il resto del libro l'ho letto, lo so in grandi linee, però non mi avventuro, è veramente di un fascino particolare, e tra le righe ci fa vedere una persona molto ma molto sensibile, quella stessa persona che ho cercato di descrivervi, perché il dolore porta un acuirsi della sensibilità, e quindi questa sensibilità mista però sempre a quella certa ironia o bonomia che, come abbiamo detto più volte, fa parte un po' del carattere del milanese, e lui, ripeto, era il milanese per eccellenza. Allora caliamoci in questa seconda parte della nostra chiacchierata nei due momenti in cui Renzo viene a Milano. Quindi lasciamo perdere, proprio, mi dispiace, oggi la storia proprio veniva a tempo.
perché vogliamo concentrarci sui promessi sposi. Ci sarebbe da dedicarci, non dico tre lezioni, ma quasi. Allora, la prima cosa molto molto bella secondo me è questa, che il Manzoni prese la carta di Milano del 600, prese, come giocavamo da piccoli, degli omini e cominciò a far giocare, a far girare Renzo per le vie della Milano del 600, immaginandosi quello che gli poteva far capitare. Questo è il fascino di chi scrive libri, cioè tu scrivi romanzi, non libri. Chi scrive romanzi ha questa grande possibilità, se è capace di farlo, inventarsi le storie. E lui prese come scenario Milano, non solo ovviamente, ma Milano per due volte fondamentali. Questa è la cosa bella. E quindi noi, quando leggiamo queste pagine del Manzoni, noi abbiamo tre Milano che si sovrappongono. Innanzitutto la Milano del Manzoni, ovviamente. Noi dobbiamo immaginarci Alessandro Manzoni che fa queste stesse vie che noi faremo adesso, andando a pensare, va in corsia dei servi, si ferma davanti, ecco, io qua ci faccio capitare la rivolta del pane, il momento del fornaio. Poi va avanti, vede la statua di Sant'Ambrogio, va avanti, dice, qua faccio capitare questo. Quindi la Milano dell'Ottocento, quella che Manzoni ha vissuto, una città che si stava trasformando in maniera radicale, in qualche caso direi anche purtroppo, la Milano del 600, perché tutta l'ambientazione è ovviamente ambientata in dei momenti storici precisissimi. 11 novembre 1628, la rivolta di San Martino, la rivolta del pane. Lui è andato a prendersi questi documenti storici, tra cui, vi ricordate, ne abbiamo parlato un po' di tempo fa quando abbiamo fatto Federico Borromeo, la peste del 1630, lui, documentandosi su questi, su questa realtà storica, ha arzigogolato il romanzo. Primo momento questo, secondo momento appunto la peste. Terza Milano, gli cari la nostra. Perché? Perché adesso, come vedremo, noi potremmo, io li faccio con i ragazzi, io li porto fuori una volta all'anno, perché non ce la faccio di più, massimo due, li faccio fare i due itinerari. Volendo si possono farli benissimo. Io ho dato, non vi ho dato oggi la scheda cartacea, perché seguendo il consiglio che mi avevi dato, ho fatto la dispensa e l'ho data a Marinella. Marinella mi ha detto che la distribuisce ai soci, per cui lì dovrebbe esserci tutto l'itinerario. Noi lo possiamo fare tranquillamente adesso. Io lo faccio con i ragazzi ed è molto bello, perché ci fermiamo e leggiamo esattamente nel punto dove Manzoni l'ha fatto accadere quello che è successo. E quindi noi adesso possiamo tranquillamente sovrapporre queste tre Milano. Io comincerei, non so, secondo me della Fasenno. Scegliamo uno. Preferite la peste della seconda volta, quando lui va la peste, o il primo, quando lui arriva per la rivolta del pane? Cosa facciamo? Andiamo in ordine cronologico? Allora, facciamo il primo, poi eventualmente. Il primo è un altro momento storico molto importante. Lui poi fa anche tutti gli incisi. È successo che c'è stata una grande carezia, è successo che il governatore Ferrer, ve la faccio breve, ha ordinato di abbassare il prezzo del pane, al che i fornai cosa hanno fatto? Hanno ritirato il pane e l'hanno praticamente nascosto. In poche parole è successo questo. Quindi c'è a Milano un momento di grande tensione, perché prima il pane costava troppo, poi finalmente, quando costava poco, è stato in qualche modo, si dice, imboscato da... È realtà storica? Sì. Siamo nel 600, ricordate quando abbiamo parlato della Milano spagnola, abbiamo detto 500 ancora, ma il 600 è un'epoca veramente di difficoltà. E quindi Renzo arriva qua. Lui cosa arriva qua a fare? Lui ha, e si è messo nei guai, come sappiamo, lì nel suo Lecchese, e ha bisogno di avere un po' di protezione, di staccare un po'. Per cui gli hanno dato una lettera di raccomandazione per andare a Milano, nel convento, in un convento dove lui, adesso lo vedremo, troverà un po' di tranquillità. E quindi noi adesso lo vedremo andare in un convento. Credo sempre che chiudiamo gli occhi e vediamo dove siamo. Prima però guardiamo l'arrivo di Renzo a Milano. Siamo dove? E lui viene dall'Adda. Venendo dall'Adda, molto probabilmente avrà fatto o la Martesana, che l'ho fatta anch'io stamattina, anche se non a piedi, in bicicletta la si fa, quindi viene la Martesana, viene giù da Cascinagobba, Cascinagobba, Cassina de Pomma, e poi arrivi lì.
o altrimenti avrà fatto un'altra strada, però grosso modo siamo in zona Cascina di Pomi, che mi raccomando, di Minghia non sono intervenire, ve l'ho già detto, i Pomi sono una famiglia che erano proprietari di quella cascina, anch'io una volta ho dato intervista di quella Cascina di Pomi, credere bene, clamoroso errore, lo dicono tutti in realtà, però in realtà i Pomi erano proprietari della cascina che è antichissima, e quindi le mele dentro la gola. Lui arriva e siamo, immaginiamoci, quindi dove siamo? Melchiorre Gioia, più o meno, ok? Allora, mi siedi già perché sennò... Allora, che si legge meglio seduti. La strada era allora tutta sepolta tra due alte rive, fangosa, sassosa, solcata da rotaie profonde che dopo una pioggia divenivano rigagnoli e in certe parti più basse s'allagava tutta, che si sarebbe potuto andarci in barca. Renzo, salito per uno di quei valichi sul terreno più elevato, chiudete gli occhi, immaginatelo, vide con la gran macchina del Duomo, sola sul piano, come se non di mezzo a una città, ma sorgesse in un deserto, e si fermò su due piedi, dimenticando tutti i suoi guai, a contemplare anche da lontano quell'ottava meraviglia di cui aveva tanto sentito parlare fin da bambino. Se vi immaginate le stampe di Milano, ma questo fino all'Ottocento, voi arrivando all'Ottocento a in mente una Porta Ticinese, la cosa che voi vedevate era il Duomo, cioè le guglie del Duomo, voi lo vedevate in maniera, cioè voi eravate, avevate le mura e poi c'erano le guglie. Lui poi, venendo da nord, quindi si sarà messo su un avvallamento, su una collinetta un po' più alto, lui vedeva, la prima cosa che vede è la macchina del Duomo, ottava meraviglia. Ma dopo qualche momento, voltandosi indietro, vide all'orizzonte quella cresta frastagliata di montagne, vide distinto e alto tra quelle il suo Resegone e si sentì tutto rimescolare il sangue e stette lì alquanto a guardar tristamente da quella parte. Poi tristamente si voltò e seguitò la sua strada. Quindi immaginiamoci Renzo che guarda tra queste due parti, è il passato, è il presente e avrà anche il suo futuro. E quindi a poco dopo cominciò a scoprire campanili e torri e cupole e tetti. Scese allora nella strada, camminò ancora qualche tempo e quando si accorse di essere ben vicino alla città, si accostò a un viandante e inchinatolo con tutto quel garbo che seppe, gli disse: di grazia, signore, che volete, bravo giovane? Saprebbe insegnarmi la strada più corta per andare al convento dei Cappuccini, dove sta padre Bonaventura? E l'uomo, a cui Renzo si indirizzava, e guardate qua la sottigliezza psicologica, era un agiante abitante del contrado, che andato quella mattina a Milano per certi affari suoi, se ne tornava senza aver fatto nulla di gran fretta, che non vedeva l'ora di trovarsi a casa e avrebbe fatto volentieri di meno di quella fermata. Con tutto ciò, senza dare segno di impazienza, rispose molto gentilmente figlior Quaro: di conventi ce n'è più di uno, bisognerebbe che mi sapeste dir più chiaro quello che voi cercate. E Renzo allora si levò di seno la lettera di padre Cristoforo e la fece vedere a quel signore, il quale lettovi porto orientale, gliela rendette dicendo: siete fortunato, bravi giovani, il convento che cercate è poco lontano di qui. Prendete per questa viottola a mancina ed è una scorciatoia. In pochi minuti arriverete a una cantonata di una fabbrica lunga e bassa. È il lazzaretto. Costeggiate il fossato che lo circonda e riuscirete a Porto Orientale. Possiamo farlo tranquillamente. Usciamo, scendiamo a Porta Venezia. In realtà lui sarà passato probabilmente dall'altro lato, cioè non quello di Buenos Aires, ma quello dall'altra parte, avrà fatto quella parte lì, avrà fatto le mura e sarà entrato di lì, anzi sicuramente è entrato via Pisani, non mi ricordo, sicuramente lì. Non potete sbagliare, e Dio vi assista, bravo giovine. E accompagnando le ultime parole con un gesto grazioso della mano,
se ne andò. E Renzo rimase stupefatto ed edificato della buona maniera dei cittadini verso la gente di campagna, e non sapeva che era un giorno fuori dell'ordinario, un giorno in cui le cappe si inchinavano ai farsetti. Stupendo, nel senso, perché lui dice: ma com'è, mi hanno sempre detto che quando io campagnolo vengo in città verrò sicuramente trattato male da questi snob di cittadini, e questo qua mi tratta così bene. Perché? Ma perché è un giorno fuori dall'ordinario, perché a Milano c'è la rivolta del pane, perché a Milano i signori, tra virgolette, anche se questo è un signore del contado, hanno paura, si rischia una rivolta pesante, una rivolta forte, e quindi per cercare di cautelarsi loro stessi sono gentili. Quindi scendiamo a Porta Venezia, facciamo pure Buenos Aires, entriamo a Porta Orientale e magari facciamo un salto a vedere il Lazzaretto. Il Lazzaretto, miei adorati, lo sapete com'è ridotto ed è inutile parlarne, se no cominciamo a piangere. Il Lazzaretto era una sorta di quadrilatero di più di 100 metri di lunghezza, quindi 100-400 di perimetro, che venne venduto dal comune di Milano sciaguratamente a delle banche, e le banche costruirono sopra. Le uniche cose originali che sono rimaste, e poi è curioso questo, noi iniziamo dal Lazzaretto e i Promessi Sposi finiscono per la parte milanese al Lazzaretto, per cui una sorta di cerchio che si chiude. Voi trovate in via San Gregorio 6 di quelle celle, tra l'altro adesso sede di una chiesa ortodossa, dovete suonare, magari vi aprono, magari sì, magari no, e la chiesettina di San Carlo al Lazzaretto, che hanno appena ristrutturato davanti, finalmente, è un po' più gradevole, sono passato prima di Natale, stavano facendo il salciato, e quella era la chiesa nel cuore, nel centro del Lazzaretto. Allora, adesso voi la vedete una chiesettina chiusa, allora era aperta, perché dalle celle, cioè dove erano custoditi i malati dovevano da sdraiato vedere tutti lì in mezzo e vedere il sacerdote che professava la messa, che faceva la messa. Dopodiché l'hanno chiusa e adesso è lì, per fortuna quella è rimasta. Di tutto questo accrocchio è rimasto soltanto queste due cose qua. Non si è salvato più niente. Benissimo. E adesso andiamo a Porta Venezia. Porta Venezia era molto diversa da quella che adesso. I due caselli che abbiamo adesso sono fatti in epoca di Pier Marini e poi anche successivamente nell'Ottocento. Quando Renzo entrò per quella porta, la strada al di fuori non andava dritta che per tutta la lunghezza del Lazzaretto, poi scorreva serpeggiante e stretta tra due siepi. La porta consisteva in due pilastri, con sopra una tettoia per riparare i battenti e da una parte una casuccia per i gabellini, quindi nulla di paragonabile a quella che c'è adesso. I bastioni scendevano in pendio irregolare e il terreno era una superficie aspra e ineguale di rottami e di cocci buttati lì a caso. Siamo in piena periferia. Però se ci pensate anche adesso, lì c'erano i bastioni, quando noi andiamo a Porta Venezia in automobile, succede raramente ormai con l'aria C eccetera, però si ricorda, si sale e poi si scende in Repubblica. Noi quando saliamo e scendiamo, quelli sono i bastioni, che vennero trasformati in epoca napoleonica in un'enorme passeggiata verde che circondava Milano. Poi noi abbiamo avuto l'ennesima sciagurata idea di tirar giù tutto. Nel fine Ottocento col piano regolatore Beruto si è tirato giù tutto. In realtà era molto bello, pensate chi è stato a Lucca, se avete presente Lucca è rimasta così, cioè il bastione con sopra la passeggiata, sarebbe stato un luogo bellissimo da mantenere verde. Noi ovviamente in quella follia di modernità dell'Ottocento, non solo noi, anche Vienna, anche Parigi, moltissime altre città hanno deciso di tirare giù tutto. E lui entra, vedete l'esempio che ci dà, è una strada brutta, ma perché? Perché noi siamo alle mura spagnole, che sono quelle dove adesso c'è Porta Venezia, da lì fino a San Damiano, cioè fino a quando c'è il Naviglio, quindi per tutto quello che adesso è Corso Venezia, non c'era niente, o quasi niente, era sterrato, perché tra le mura medievali e le mura spagnole, fatte a metà del 600 da Ferrante Gonzaga, non c'era niente,
La vera città si fermava ancora, dovete avete presente, cioè Visconti di Modrone, dove c'è il Naviglio, dove passava il Naviglio interno. Adesso Sala ha detto che riaprirà i Navigli se vince, voglio proprio vederlo. Cioè io mi metterei in ginocchio, ma tutti lo dicono, per cui ho qualche dubbio. Però speriamo. Ci siamo? Renzo, ci siamo? Sì. Al punto dov'era? E dov'era e dov'è tuttora quella viuzza chiamata Di Borghetto, il fossetello si perneva in una fogna. Andate a vedere la prima travesta sulla sinistra di via Corso Venezia e via Borghetto. È via Borghetto. Adesso ci sono questi palazzoni enormi. Quello era via Borghetto. Quando andate, chiudete gli occhi, immaginatevi di essere in piena campagna, non però una bella campagna coltivata, una campagna un po' acida, e lì c'era il Borghetto. Lì c'era una colonna con sopra una croce, detta di San Dionigi, e a destra e a sinistra vi erano orti cinti di siepi e delle casucce abitate per lo più da lavandai. Renzo entra, passa, nessuno dei gabellini li bada, cosa che gli parve strana, quindi a seconda cosa strana, giacché da quei pochi del suo paese che potevano vantarsi di essere stati a Milano, aveva sentito raccontare cose grosse dei frugamenti e delle interrogazioni a cui venivano sottoposti quelli che arrivavano dalla campagna. La strada era deserta, di modo che se non avesse sentito un ronzio lontano che indicava un gran movimento, gli sarebbe parso di entrare in una città disabitata. Sta succedendo un casino nel centro di Milano. Quindi i gabellieri o non ci sono, fan finta di non vedere, esattamente come quel signore che gli ha detto bravo giovine, e lui entra, passa San Dionigi. San Dionigi, vi ricordate? L'abbiamo fatto un po' di tempo fa, le quattro chiese di Sant'Ambrogio. Le quattro chiese volute da Sant'Ambrogio, le famose chiese extramuros, cioè fuori dalle mura romane, l'unica che è stata distrutta è stata quella di San Dionigi. A ricordo c'era questa croce. A ricordo adesso c'è una via, una piccola via, che la ricorda, è di fronte adesso c'è il parco, più o meno di fronte. Benissimo, questa ve la salto. Qua viene il primo incontro, vi salto gli incontri perché non è, vale dire, qua vi ricordate, incontra questa famiglia che sta uscendo, quella che è, da una parte c'è la mamma col scusar, come diceva mia nonna, col grambiule pieno di farina, il bambino che viene sgridato la mamma perché sta perdendo farina dal sacco. Questi qua hanno preso la farina e stanno scappando. Non solo, lui trova tre pani, anche qua vedremo il cerchio che si chiude, tre pani che trova proprio lì sotto. Dice, Madonna, che città è questa che lasciano i pani così? Che città è questa che se ne vanno fuori carichi di farina? E comincia a dire, qua sta succedendo qualcosa. Allora, vamo. Dunque, Renzo cominciò a raccapezzarsi che era arrivato in una città sollevata. E la sincerità storica ci obbliga a dire che il suo primo sentimento fu di piacere. Aveva così poco da lodarsi dell'andamento ordinario delle cose che si trovava inclinato ad approvare ciò che lo mutasse in qualunque maniera. E del resto, non essendo affatto un uomo superiore al suo secolo, viveva anche lui in quell'opinione o in quella passione comune che la scarsezza del pane fosse cagionata dagli incettatori e dai fornai. Ed era disposto a trovare giusto ogni modo di strappar loro dalle mani l'alimento che essi, secondo opinione comune, negavano crudelmente alla fame di tutto un popolo. Quello che vi dicevo prima. Benissimo. Dove ora sorge un bel palazzo, con quell'alto loggiato, ed ecco qua le sovrapposizioni, adesso lo vediamo, c'era allora, e c'era ancora non so quanti anni, una piazzetta, e in fondo a quella la chiesa e il convento dei Cappuccini, con quattro grandi olmi davanti. Noi ci rallegriamo, non senza invidia, con quei nostri lettori che non hanno visto le cose in quello stato. Ciò vuol dire che sono molto giovani, e che non hanno avuto il tempo di far molte corbellerie. Renzo andò dritto alla porta, si ripose in seno il mezzo pane che gli rimaneva, levò fuori e tenne preparato in mano la lettera e tirò il campanello.
Il palazzo c'è. Allora, entriamo da Porta Venezia. Teniamo la sinistra. La prima sulla sinistra è via San Dionigi. Proseguiamo via, scusate, Boschetti. Borghetto. Andate dritto. Questo palazzo è Rocca Saporiti. Il Rocca, vedete le due Milano che sono. Quando Renzo passa lì, non c'era il palazzo Rocca Saporiti, che è un palazzo dell'Ottocento, che venne fatto appunto da quella Milano, abbiamo detto, dell'Ottocento, che amava sporgersi e vedere le carrozze che andavano avanti e indietro, ed è bellissimo, non so se l'avete presente, tutta quella via, tranne quello che è stato ricostruito, e il parco, sono edifici dell'Ottocento, 700, 800, perché abbiamo detto, vi ricordate, quella era la via ufficiale per Vienna, quella era la via che aveva sostituito Corso di Porta Romana, e quindi tutte le belle famiglie milanesi lì cercavano di costruire il proprio palazzo, perché era una questione di immagine, diremmo adesso. C'è Rocca Saporiti, un bellissimo palazzo. Lì vicino, guardate, sulla sinistra c'è via dei Cappuccini, perché qui c'era veramente il convento, che dice lui. Cioè lui sta andando da padre Bonaventura, perché gli hanno dato la lettera, come dicevo prima, gli ha dato la lettera padre Cristoforo, e lui deve andare a cercare un po' di protezione. Se non che lui arriva lì, quindi andate a vedere, adesso sono soltanto case, case e case. Però ci sono delle stampe dell'epoca con i quattro olmi e quello che era rimasto fino all'Ottocento. Poi ripeto, inutile dirlo, tutto quello che è successo dall'Unità d'Italia in poi è meglio lasciar perdere. Qualche cosa era necessario, qualche cosa no, venne tirato giù tutto. A ricordo, come la Milano romana, noi abbiamo via Arena, via Zecca, eccetera, qui abbiamo via dei Cappuccini, perché lì c'era il convento. Molte volte le vie evocano quello che purtroppo noi non possiamo vedere soltanto con la fantasia. E lui va lì, quindi voi entrate via dei Cappuccini, chiudete gli occhi, immaginatevi questo convento, e lui bussa. Soltanto che il padre che gli apre gli dice: no, guardi, padre Bonaventura non c'è. Se vuole, vada in chiesa a farsi una preghiera, a pregare e magari dare anche un obolo. Intanto lo aspetta. Renzo ci pensa e dice: boh, io sento questo rumore e invece voglio andare a vedere cosa sta succedendo. E quindi lui, da una parte, c'è bello questo contrasto psicologico, da una parte lui vorrebbe starsene schiscio, come diciamo a Milano, starsene tranquillo, ma dall'altro è attratto da quello che sta, di quello che sta succedendo. Quindi attraversò la piazzetta, si portò sull'orlo della strada e si fermò con le braccia incrociate sul petto a guardare a sinistra. Quindi siamo tornati sul Corso Venezia, noi abbiamo a sinistra, andiamo verso San Babila, e a destra invece torneremo fuori. Verso l'interno della città, dove il burulichio era più folto e più rumoroso. Il vortice attrasse lo spettatore. Andiamo a vedere, disse tra sé, tirò fuori il suo mezzo pane e sbocconcellando si mosse verso quella parte. Quindi il nostro Renzo va, e qua lavoriamo di fantasia. Noi cosa facciamo? Facciamo tutto Corso Venezia, andiamo in San Babila, che non esisteva assolutamente. Immaginiamoci che quando passiamo per, cos'è, Visconti di Modrone, quello, e via Senato, lì passiamo il Naviglio. Lì c'erano le mura medievali, quindi immaginiamoci di passare il Naviglio. Entriamo nella contrada di Porta Orientale, non si chiamava Porta Venezia ovviamente, e lì era completamente diverso. Quello che noi vediamo adesso, tranne, Dio vuole, la chiesa di San Babila, tranne quella, hanno tirato giù tutto. È la Milano degli anni 30, degli architetti razionalisti, eccetera, eccetera, e quindi è tutta la Milano fascista, quella che noi vediamo, perché tutto il quartiere venne tirato giù negli anni 30. Noi cosa facciamo? Chiudiamo gli occhi e imbocchiamo che cosa? Ve lo dico subito. Nella strada chiamata la Corsia dei Servi c'era e c'è tuttavia un forno che conserva lo stesso nome. Quindi noi prendiamo Corso Vittorio Emanuele. Corso Vittorio Emanuele, ce lo facciamo tutto, è una strada storicamente molto importante da Milano, perché lì c'era, ancora prima ovviamente della porta medievale, c'era la porta romana, perché tu entravi, era la porta comasina, che era quella che poi ti portava verso Gorgonzola, la porta Argenzia, quella che portava verso Gorgonzola. Quindi già allora quella era una tratta per andare poi verso il centro.
che allora non era il Duomo ma era questo tempio di Minerva in epoca romana e prima probabilmente questo tempio celtico di cui abbiamo parlato. Allora, la corsia del Servi c'era tuttavia un forno che conserva lo stesso nome. Nome che in toscano, vedete che fa riferimento al toscano, viene a dire il forno delle grucce. E il milanese è composto di parole così eteroclite, così bisbetiche, così selvatiche, che l'alfabeto della lingua non ha i segni per indicarne il suono. Il Prestinè di Scansch, noi lo chiamiamo. E qua fa un errore. Ta-tan, Manzoni fa un errore. Tutti. Perché? Perché lui lo chiama, lui traduce il forno delle grucce, perché Scansch in milanese vuol dire grucce. In realtà non è così. Scansch probabilmente, l'hanno detto dopo, proveniva da Scanzi o Scansci o Scanzi, qualcosa del genere, che era il nome della famiglia, probabilmente di origine toscana, che era proprietaria di quel forno lì. Per cui non è il forno delle grucce, ma il forno degli Scanzi, in realtà. Però, quelli della bottega stavano interrogando il garzone, tornato scarico, cioè senza pane, il quale, tutto sbigottito e abbaruffato, riferiva balbettante la sua triste avventura. Cioè lui era uscito col pane per andare a portarlo alle varie famiglie e improvvisamente l'avevano assaltato. Quando si sente un calpestio e un urlio insieme, cresce e si avvicina. Compariscono i forieri della masnada. Serra, serra, presto, presto, uno corre a chiedere aiuto al capitano di giustizia, gli altri chiudono in fretta la bottega e appuntellano i battenti. La gente comincia a affollarsi al di fuori e a gridare «Pane, pane, aprite, aprite!». Poco dopo arriva il capitano di giustizia con una scorta di alabardieri. «Largo, largo, figliuoli, a casa, a casa! Fate largo al capitano di giustizia!», grida lui. E la gente, che non era ancora troppo fitta, fa un po' di luogo, di modo che quelli poterono arrivare e postarsi insieme, se non in ordine, davanti alla bottega. «Ma figliuoli», predicava di lì il capitano, «che fate qui? A casa, a casa! Ma dov'è il timor di Dio? Che dirà il re, nostro signore?» Ma quelli che vedevano la faccia del dicitore e sentivano le sue parole, dite un poco in che maniera avrebbero potuto, spinti com'erano e incalzati da quelli di dietro, spinti anch'essi da altri, come flutti da flutti, via via l'estremità della folla che andava sempre crescendo. Al capitano cominciava a mancare il respiro. «Fateli andare indietro, che io possa riprendere fiato», diceva agli abbardieri, «ma non fate male a nessuno». «Indietro, in greto», gridavano questi, buttandosi tutti insieme addosso ai primi. Praticamente c'è questa scena, ed è tipica del Manzoni, queste scene di massa, cioè stanno assaltando il forno. «Pane, pane, aprite!» erano le parole più distinte nell'urlio orrendo che la folla mandava in risposta. «Giudizio, figlioli, badate bene, siete ancora in tempo! Via, andate, tornate a casa! Pane ne avrete, ma... oibò, non è questa la maniera! E che fate laggiù? E quella porta? Oibò, oibò, vi vedo, giudizio, badate bene, è un delitto grosso!» Lui è dall'alto, dalla finestra, e questi stanno sfondando la porta. E quindi lui cerca, «Ora vengo io, e smettete con quei ferri, vergogna, voi altri milanesi, che per la bontà siete nominati in tutto il mondo, sentite, siete sempre stati buoni di canaglia!» Gli hanno tirato un sasso. Bellissima questa scena. E quindi cosa succede? Anche qua il forno delle grucce, o meglio il forno degli scanzi, non esiste più. Non era in realtà proprio sull'orlo di Vittorio Emanuele, perché era molto un po' diversa la strada, era un po' più verso l'interno, però è esistito veramente il forno delle grucce e il forno degli scanzi. E quindi quello che noi capiamo, lui l'ha inventato, ma l'ha preso da quello che è successo in realtà. Al che loro entrano, sfondano, portano via ciotole, pane, soldi, portano una sorta di esproprio proletario ante litteram e se ne vanno lì. Al che la gente, Renzo arriva al forno devastato, e questo è successo prima che arrivi Renzo.
Arrivò Renzo finalmente davanti a quel forno. La gente era già molto diradata, di modo che poté contemplare il brutto e recente soqquadro. Qui quota a scuola che ridere quando ci facevano imparare il soqquadro con la doppia Q. Scritto esattamente così. È bello perché riscoprite anche parole della nostra infanzia. Le mura scalcinate ammaccate da sassi, da mattoni, le finestre sgangherate, diroccate, la porta. Renzo andò indietro a uno che, fatto un fascio di asse spezzate e di schegge, se lo mise in spalla, avviandosi come gli altri per la strada che costeggia il fianco settentrionale del Duomo e ha preso nome dagli scalini che c'erano e da poco in qua non ci sono più. Allora, loro hanno devastato questo forno. Chiaramente cosa hanno fatto? Hanno continuato per via dei portici settentrionali, dove c'è la Rinascente, e stanno sbucando in Duomo. Questo qua, lui segue questo tipo che si è messo delle fascine in spalla, lui lo segue perché nessuno sapeva cosa fare, cioè adesso finito a saltare il forno, la gente non sapeva bene che cosa fare, e lui vede, anche qua vedete il gioco di quello che c'era e non c'è più già dai tempi dei Manzoni. Evidentemente il Duomo aveva degli scalini prima della costruzione che adesso, ma l'adesso non è adesso, l'adesso è quello dei Manzoni, non ci sono già più. E quindi la voglia di osservare gli avvenimenti non poté fare a meno che il montanaro, così lo chiama, quando gli si scoprì davanti la gran mole e due, non si soffermasse a guardare in su con la bocca aperta. Studiò poi il passo per raggiungere colui che aveva preso come guida. Voltò il canto, diede un'occhiata anche alla facciata del Duomo, rustica allora in gran parte e ben lontana dal compimento. E quindi noi immaginiamoci Renzo, passa davanti alla Rinascente e arriva lì, Duomo era completamente diversa. Allora, noi adesso Piazza del Duomo è tutta una grande piazza. Quando lui arriva, noi immaginiamoci, noi abbiamo finito Corso Vittorio Emanuele, giusto? Noi adesso, finito Corso Emanuele, qua finisce, c'è la galleria e qui abbiamo la piazza. Sulla sinistra il Duomo. Lì in realtà, noi adesso di fronte, allora, c'era una casa. Perché fino a tutto l'Ottocento Piazza del Duomo aveva la contrada dei Figini e Rebecchino, che erano due costruzioni che arrivavano fino ai piedi del Duomo, demolite anche queste fino dopo la seconda metà dell'Ottocento per fare quella piazza immensa e forse non so con grande senso che c'è adesso. Quindi lui arriva lì, quindi lui non entra, non va a sinistra e va verso il cavallo di Vittorio Emanuele, ma in realtà prosegue, perché c'è la casa di mezzo, prosegue sulla destra, quindi facendo il filo a dove adesso ci sono i portici ancora, d'accordo? Vedete che ha fatto ancora riferimento al Duomo e va avanti. Allora, già era finita la fiamma, cioè la gente non sapeva cosa fare, non si vedeva più venire nessuno con altra materia, la gente cominciava ad annoiarsi. Non è assolutamente gentile con la massa, tra virgolette. Infatti, la critica marxiana, Gramsci per primo, non è stata tenerissima. Se volete vedere come poi Manzoni viene giudicato, D'Annunzio l'aveva stroncato. D'Annunzio, lasciamo perdere. Non è un problema essere stroncati da D'Annunzio, però D'Annunzio ovviamente aveva stroncato Manzoni. La critica marziana parla di eccesso di paternalismo di Manzoni nei confronti della gente del popolo, anzi dice li fate un po' da scemi. Quindi non vi ho fatto la post critica letteraria perché non ne vale la pena sinceramente, però di fatto lui con la folla non è affatto gentile o comprensivo. La gente si annoiava, non sapeva cosa fare. Quando si sparse la voce che al Cordusio, e attenzione, parentesi, una piazzetta o un crocicchio non molto distante di lì, si era messo la sedia a un forno, quindi c'era un altro forno. Insieme con quella voce si diffuse nella moltitudine una voglia di correre. Io vo, tu vai, vengo, andiamo, si sentiva per tutto. E la calca si rompe e diventa una processione. Renzo rimaneva indietro, non muovendosi quasi, se non quando era trascinato dal torrente e teneva intanto consiglio in cuor suo, se dovesse uscire dal baccano, di ritornare al convento in cerca di padre Bonaventura o andare a vedere anche quest'altra. Prevalse di nuovo la curiosità, per cui per la seconda volta lui dice vado a vedere cosa succede.
E qua, quindi ce lo immaginiamo, noi entriamo praticamente adesso nella zona di mercanti, giusto? E qua, altro momento in cui noi possiamo rifarci alla storia di adesso. Questo, dalla piazza, era entrato nella strada corta e stretta di Pescheria Vecchia. Allora Piazza Mercanti non esisteva come la intendiamo adesso, era in realtà un luogo praticamente chiuso, o quasi, già dall'epoca medievale, con tanto di arco che lo circondava, perché quella in epoca medievale era una sorta di cittadella della giustizia, e quindi c'erano le sei, cioè tutta una storia lunga che non vi faccio fare, però, e si entrava a sbieco nella Piazza Mercanti, e lì erano ben pochi quelli che, immaginatevi a destra abbiamo Giureconsulti, giusto, il palazzo di Giureconsulti, nel passar davanti alla nicchia che taglia il mezzo della loggia dell'edificio chiamato allora il Collegio dei Dottori, palazzo dei Giureconsulti, non dessero un'occhiatina alla grande statua che vi campeggiava, a quel viso serio, burbero, accipigliato, e non dico abbastanza, di Filippo II, che anche dal marmo imponeva un non so che di rispetto, e con quel braccio teso pareva che fosse lì per dire: ora vengo io, Marmaglia. Quella statua non c'è più, per un caso singolare. Circa 170 anni dopo quello che stiamo raccontando, bellissimo questo passaggio, un giorno le fu cambiata la testa e le fu levato di mano lo scettro e sostituito a questo un pugnale. E alla statua fu messo nome Marco Brutto. Così accomodata stette forse un paio d'anni. Ma un mattino, certuni che non avevano grande simpatia con Marco Brutto, anzi dovevano avere colui una ruggine segreta, gettarono una fune intorno alla sua statua, la tirarono giù e le fecero 100 angherie. E mutilata e ridotta a un torso informe, la strascicarono con gli occhi in fuori e con le lingue fuori per le strade, e quando non furono stracchi bene, la ruzzolarono non so dove. Chi l'avesse Andrea Biffi quando la scolpiva. Pensateci, noi passiamo davanti a Giureconsulti, abbiamo una statua, la statua di Sant'Ambrogio. La prossima volta che ci passate fate caso. Quella statua, quindi, cosa è successo? Manzoni è passato lì. Quando Manzoni è passato lì, in realtà non c'era niente. Perché la statua, prima Filippo II l'ha messa gli spagnoli. Quando sono andati via gli spagnoli, sono arrivati i francesi, e l'hanno tirata giù e hanno messo Marco Brutto, quindi colui che aveva ucciso i re. Quindi, quando sono tornati gli austriaci, hanno tirato giù tutto, perché Marco Brutto, un regicida, non poteva starci con i francesi, con gli austriaci. Al che per un bel po' rimase vuota quella nicchia. Due cose: prima, dicono che proprio dopo che lui scrisse questo venne fatta la statua che è stata messa lì, vai a dire, per coprire quel vuoto venne fatta la statua di Sant'Ambrogio, e infatti è rimasta anche adesso. Vedete la bellezza che vi dicevo prima, le varie Milano che si sovrappongono in una statua, poi soltanto in una statua. E lui arriva quindi in Cordusio. Dalla piazza dei mercanti la Marmaglia insaccò per quest'altr'arco, perché c'era un arco sia all'inizio sia alla fine, perché una volta quest'arco aveva delle porte che si chiudevano di sera e non potevi più entrare in piazza mercanti, epoca medievale. E entrò nella via dei Fustagnai, perché ogni via aveva il nome della varia corporazione, e da lì si sparpagliò nel Cordusio. E quindi noi possiamo farlo, noi facciamo tutto adesso via Mercanti, andiamo in piazza Cordusio e noi sbuchiamo lì. Lì cosa succede? Succede un forno, che c'era il forno, ma visto che le autorità avevano saputo quello che era successo in Corso Vittorio Emanuele, lì c'era già l'esercito davanti, per cui quelli che sono andati lì per rubare, per portare via il pane, non possono farci niente, e quindi non sanno bene che cosa fare. In questa scoppiò di mezzo alla folla una maledetta voce: c'è qui vicino la casa del vicario di provvisione, andiamo a far giustizia e a dare il sacco. Parve il rammentarsi comune di un concerto preso piuttosto che l'accettazione di una proposta,
Dal vicario, dal vicario! È il solo grido che si possa sentire. E la turbe si muove tutta insieme verso la strada dove era la casa nominata in così cattivo punto. Il vicario di previsione era un Melzi, che era storico, figura storica. Tant'è vero, miei cari, che quando poi finisce tutto, il Melzi fece causa all'amministrazione comunale, tra virgolette, e prese un rimborso per lo spavento che si era preso. È tutto vero. Cioè, è tutto vero. È incredibile. Praticamente noi ci immaginiamo, il Cordusio non c'entra niente con quello di adesso, non c'era via Dante, erano tutti, prima detto che era un crocicchio, cioè una piccola piazza. La casa del vicario di provvisione è, noi prendiamo via, cos'è, via Meravigli, quella dove passava il 24, giusto? La prima a sinistra ci sono degli edifici, lì era posizionata casa Melzi. Per cui molto probabilmente, sicuramente, noi possiamo andare, infatti io quando finisco la lettura vado lì, perché loro prendono quindi via Meraviglia, la prima a sinistra, non mi ricordo più come si chiami, e lì davanti c'era la piazza. E lì succede l'ultimo atto che noi possiamo leggere realistico, perché dopo non ci sarà più niente. Il vicario, lo sfortunato vicario, stava in quel momento facendo un chilo magro e stentato di un desinare sbiascicato senza appetito. Questo è un grande italiano, lasciatemelo dire. Cioè, se voi state, leggiamo con attenzione le parole, non è l'italiano di adesso, direi quasi per fortuna, perché è veramente studiato ogni aggettivo e ogni parola con grande peso. E senza pan fresco, e attendeva con gran sospensione cosa avesse a finire quella burrasca. Vedi, lui, vicario di previsione, era stato incolpato perché il Ferrera aveva detto abbassiamo il prezzo, eccetera, eccetera. Il vicario di previsione era quello che era responsabile di tutto quello che avveniva in città riguardo le mercanzie e tutto quanto. Per cui se mancava il pane, la colpa era teoricamente del vicario di previsione. Per cui i milanesi danno la colpa a lui, a questo Melzi, il quale sta mangiando bel tranquillo, vede la folla e scappa sulla soffitta. In soffitta Renzo è lì in mezzo. Tanto per cambiare, Renzo questa volta si trovava nel forte del tumulto, non già portatevi dalla piena, ma cacciatovisi deliberatamente. A quella prima proposta di sangue, perché qualcuno aveva detto ammazziamolo, aveva sentito il suo rimescolarsi tutto, ma in quanto al saccheggio non avrebbe detto se fosse bene o male in quel caso, ma l'idea dell'omicidio gli cagionò un orrore pretto e immediato. La gente cerca di entrare, quindi cerca di sfondare il portone e entrare, al che, anche qua immaginiamoci, non è stato così, però immaginiamoci, da via Dante arrivano i soldati. Perché dico da via Dante? Perché probabilmente saranno arrivati dal castello, perché i soldati erano acquartierati al castello, per cui da entrano anche loro in via Meraviglia e arrivano i soldati. Arrivarono che la casa era già cinta di vasto assedio e fecero lontano da quella, si misero all'estremità della folla e l'ufficiale che li comandava non sapeva che partito prendere, perché non sapeva se entrare con la forza e proteggere la casa o no, perché aveva paura di provocare ancora più danni. All'intimazione che gli avevano fatta di sbandarsi, di dar luogo, la folla rispondeva con un cupo e lungo marmorio. Nessuno si muoveva. Far fuoco sopra quella ciurma pareva all'ufficiale cosa non solo crudele, ma piena di pericolo, e avrebbe irritato i molti violenti. E aprire quella prima folla e andare avanti e portare la guerra a chi la faceva sarebbe stato meglio, ma riuscirvi sta lì il punto. Quindi è indeciso su che cosa fare. La situazione quindi è indecisa, al che un certo punto spiccava tra questi, cioè tra la folla, ed era lui stesso uno spettacolo, un vecchio malvissuto che, spalancando due occhi affossati e infuocati, contraendo le grinze a un sogghigno di compiacenza diabolica, con le mani alzate sopra una canizie vituperosa, agitava in aria un martello, una corda, quattro chiodi, con che diceva di voler attaccare il vicario a un battente della sua porta, ammazzato che fosse.
Oibò, vergogna! Scappò fuori Arenzo, inorridito a quelle parole. Vergogna! Vogliamo noi rubare il mestiere al boia? Assassinare un cristiano? Come volete che Dio ci dia del pane se facciamo queste atrocità? Ci manderà dei fulmini, non del pane. In realtà, se voi andate a vedere, c'è anche tutta una crescita di Renzo. Cioè Renzo parte da contadinotto e tutte queste esperienze lo fanno diventare maturo, lo fanno diventare uomo. Vedete che già questo è insito in lui. Da una parte la curiosità del giovane, ma dall'altra parte la saggezza, non del contadino, ma dell'uomo. «Ah, cane, traditore della patria!» gridò quello voltandosi a Renzo con un viso da indemoniato. Un di coloro che avevano potuto sentire tra il frastuono quelle sante parole. «Aspetta, aspetta, è un servitore del vicario, travestito da contadino, è una spia, dalli, dalli!» 100 voci si sbargono all'intorno. «Cos'è? Dov'è? Chi è? Un servitore del vicario, una spia, il vicario travestito da contadino che scappa. Dov'è? Dov'è? Dalli, dalli!» Renzo ammutolisce, diventa piccino piccino e vorrebbe sparire. Alcuni suoi vicini lo prendono in mezzo e con le alte diverse grida cercano di confondere quelle voci nemiche e omicide. Ma ciò che tutto di più lo servì fu «largo, largo» che si sente di gridare lì vicino. «Largo, largo!» E chi lo salva? Arriva il Ferrero. Lo salva solo questo. Perché lui, poverino, si è messo nei guai, e vedete anche qui, bellissime queste 4 righe, in cui quello che succede quando si è in mezzo, cioè uno dice una cosa, uno ne capisce un'altra, quello dietro sente, quello riferito non si capisce più niente, e lui, poveraccio, è diventato una spia del vicario, o addirittura il vicario stesso travestito da contadino, perché allora chi veniva in città vestito come Renzo lo capivi subito che era un contadino, perché noi di città ci vestivamo diversamente. Chi è che lo salva? Ma vedrete, se volete poi la facciamo anche la seconda puntata, poi ci metteremo d'accordo, non so come, perché anche la peste è bellissima, anche la peste succede la stessa cosa, quando lui per 2 volte gli danno dell'untore, povera stella. Lo salva il Ferrer che sta arrivando. Il Ferrer arriva invece da Palazzo Reale, perché il Ferrer era Palazzo Reale, era governatore, e arriva da Palazzo Vicario perché ha sentito dire di questo. E quindi qua c'è un'altra scena bellissima in cui a un certo punto arriva il Ferrer. Il Ferrer tranquillizza la persona vicina, cioè lui vuole salvare ovviamente il vicario di provvisione perché è un ufficiale, quindi deve salvarlo, però non può dire alla gente vado a salvarlo, perché se la gente, allora dice che pensi mi, state tranquilli, lo porterò io in galera, ma in realtà sotto sotto dice calma, speriamo di non succedere, che non succeda niente. E qua Renzo immediatamente prende le parti del Ferrer, perché lui dice ma è quel Ferrer che aiuta a fare le grida? Domandò a un vicino il nostro Renzo. Già, il gran cancelliere gli fu risposto, è un galantuomo, non è vero? E come se un galantuomo, certo, da quello che aveva detto di abbassare il prezzo del pane, è quello che aveva messo il pane a buon mercato e gli altri non hanno voluto, e ora viene a condurre in prigione il vicario che non ha fatto le cose giuste. Non fu bisogno di dire che Renzo fu subito per Ferrer, volle andargli incontro addirittura, e la cosa non era facile, ma con certe sue spinte gomitate da alpigiano, prima lo chiamava Montanaro, quello prima alpigiano, riuscì a farsi largo e arrivare in prima fila, proprio in fianco alla carrozza. Il vecchio Ferrer presentava ora all'uno o all'altro sportello un viso tutto ridente, tutto amoroso, un viso che aveva tenuto sempre in serbo per quando si trovasse la presenza di Filippo IV. È bellissimo! Se voi leggete, dicono che Manzoni era... Manzoni non è per nulla noioso. Vedete che questo filo di ironia rimane sempre. Ma fu costretto a spenderlo in questa occasione. Cioè lui voleva essere così gentile davanti al re e invece è costretto a spenderlo in questa occasione. Al che il cocchiere, quindi c'era un po' di luogo, vengo per condurlo in prigione, per dargli il giusto castigo che si merita. E suggeriva ad alta voce, sia culpabile. Chinandosi poi dinanzi al cocchiere, gli diceva in fretto, adelante Petro, si puedes, perché lì vai piano.
Il cocchiere sorrideva, guardate quest'altro scambio, quindi lui che dice così, fa finta, dice così. Il cocchiere sorrideva anche lui alla moltitudine, con una grazia affettuosa, come se fosse stato un gran personaggio, e con un garbo ineffabile dimenava adagio la frusta a destra e a sinistra. Vai a dire il cocchiere che il servo che diciamo che diventa lui stesso padrone importante perché porta il personaggio in un momento manzoniano. Io vi consiglierei veramente di cuore di andare a leggere il capitolo 33, anzi poi in realtà è dal 34 in poi, in cui c'è la seconda venuta di Renzo a Milano, ed è quella, è altrettanto affascinante, vi assicuro. Si può fare lo stesso un itinerario pari pari, Porta Nuova, Moscova, San Marco, via Manzoni, poi fino alla casa, come si chiama, dove stava Renzi, stava Lucia, ed è quella della peste, che è altrettanto affascinante di questo, perché veramente varrebbe la pena di leggerla, perché è veramente un altro capitolo bellissimo.